si chiama Sebastiano Vitale, è un poliziotto e soprattutto un rapper. Il giovane, 29 anni, è anche il figlio della protagonista di una celebre foto di Letizia Battaglia. Vediamo insieme con Daniela Cuzzolin. Non vedo, non parlo, non sento un concetto che non ha senso. Personalmente abituato a dire sempre quello che penso. Io Caterina, la foto di sua mamma è diventata il simbolo, simbolo dell'infanzia che vive a contatto con la violenza. In quel periodo aveva circa 13-14 anni ed era una bambina spensierata in una Palermo soffocata dalla mafia. Quindi per me questa foto rappresenta l'innocenza. Tutti rimangono in silenzio quando gli dicono di stare zitti e per evitare conflitti pagano tangenti come affitti. L'anno scorso ad aprile l'incontro con Letizia Battaglia e sua madre. Letizia Battaglia per anni è andata in giro per Palermo, per la Sicilia, per cercarla con scarsi risultati. L'anno scorso ha mandato un appello a chi l'ha visto e sono arrivati appunto a scoprire che quella bambina con il pallone, la quale foto è esposta a Parigi, a New York, in vari musei a Palermo e in Sicilia, è mia madre. Sebastiano Vitale, 29 anni, fa il poliziotto a Milano, ma soprattutto il rapper ammesso alla selezione finale di Sanremo Giovani. La mostra qui a Palazzo Reale di Letizia Battaglia si chiama Storie di strada. Io nel brano che ho portato a Sanremo Giovani ho raccontato la storia di donne e uomini che ogni giorno in strada rischiano la vita per garantire la legalità. Non vedo, non parlo, non sento un concetto che non ha senso.